Allora, cari amici, questa è un'altra fondamentale denuncia da noi presentata e che in questo momento ci illustrerà Orazio, che è l'autore materiale della denuncia stessa. Ecco la denuncia, ce l'abbiamo qui, eccolo qui, eccolo qui. Questa è la riprova, l'abbiamo presentata mezz'ora fa. Stamane. Mezz'ora fa, anche assieme all'amico comune Mario Donati. Per Allora, cui vai. contro signor Sergio Mattarella, signor Matteo Renzi, la signora Laura Boldrina, signor Pietro Grasso, il ministro dello sviluppo economico, che non mi ricordo in questo momento chi è. Il ministro Piercarlo Padoan, il Luigi Caseroli vice ministro, l'altro vice ministro Enrico Morando, l'altro vice ministro Pierpaolo Baretta, l'altro sottosegretario vice ministro signor Enrico Zanetti, eccetera, eccetera, l'autority per l'energia elettrica e il gas. Soprattutto l'authority, quella è la cosa più Ma simpatica, anche la l'authority. Corte dei Conti, ma poi, ascoltate bene, ben tutte le altre compagnie elettriche, gestori di energia elettrica a vario titolo, titolari di energia, di concessioni di Stato che emettano fattura corredata dal debito di canone RAI, fra cui, fra le tante, ma le tante, 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 Dopo lo tante. diciamo. No, te lo dico subito, tante 16.795, ripeto, 16.795 compagnie elettriche, le quali ci forniscono energia elettrica a tutti, e vedi l'allegato dove ci sono riportate L'inizio di alcune alcune di queste. dell'elenco Eccole fondamentale. qua, eccole qua. Eccole qua. Dove sta? Ecco qua. Questo è l'elenco Quello c'è, delle compagnie. l'inizio dell'elenco, la prima Dalla pagina. Esattamente. A, B, eccetera. E questo è solo sempre e soltanto la prima pagina. La prima pagina, Prima, eccola. anche questa che apparentemente sembra la seconda, è la prima pagina. Perché ce Esattamente. ne sono 16.795. Così, Esattamente. non si, ecco, 16.795. Eccolo qua in tutto, eccolo qua. Così si capisce bene. Perfetto. Allora, che cosa è successo? È successo che il nostro caro governo di non eletti, e che nessuno si è mai inculato, detto proprio No, no, sono loro che volgarmente, ci stanno inculando regolarmente, allora, ma nessuno li ha mai votati. mai votati né Sono un considerati, branco di un branco di pirati, sono autentici pirati. sciamannati, dicono a Roma. Allora, insomma, hanno una marea di fattispecie di reato che sono esattamente 19. Allora, che cosa diciamo? Diciamo tutta la premessa che abbiamo sempre detto, e cioè che la Corte dei Conti deve gestire la verifica del, diciamo, operato delle varie istituzioni dello Stato, per, così da prevenire ed impedire sperperi e cattive gestioni. Eccolo qui, lo dice la legge 1860 del 14 agosto del 1862. Data di istituzione di questa benemerita istituzione che non mi sembra che in questi ultimi decenni abbia mai funzionato. Aspetta, aspetta, che dopo ci arriviamo. Dopo arriviamo a una cosa che è incredibile, quando l'ho letta non mi è sembrata vera, e invece ho verificato che è proprio vera. Allora, l'attribuzione delle Corte dei Conti sono una serie di cose che già abbiamo detto in passato, ma in particolare l'articolo 13, per esempio, dice che, no, l'articolo capo 1 dice: giudica sulle responsabilità per danni arrecati all'erario da pubblici funzionari retribuiti dallo Stato nell'esercizio delle loro funzioni, quindi anche il Presidente della Repubblica, i ministri e quant'altri. Quindi non sono esenti, ecco perché citiamo sempre, perché dicono i ministri, il Presidente della Repubblica e il Consiglio sono indenni da qualunque, Invece non è e invece vero. non è vero un cazzo, Il loro perché comportamento deve essere sistematicamente vagliato dalla da Corte una dei Conti. congrega, però siccome teniamo presente anche che uno di questi personaggi, di questa congrega, è stato nominato
da Matteo Renzi, l'idiota delinquente, che sono anche delinquenti. No, dichiarato idiota ufficialmente, sì, da una sentenza del tribunale. Lo stesso che ha dichiarato Renzi idiota è stato nominato da Renzi stesso a capo di una sezione della Corte dei Conti, capito? No, della Corte Costituzionale, non della Corte dei Conti. Della Corte dei Conti? No, era già della Corte dei Conti. E la Corte Costituzionale. Ah, ho capito, no, mi sono sbagliato. Vabbè, allora, tanto è vero che sono stati denunciati da Taormina. Abbiamo denunciato, sì, anche noi, sì, lo ricordi? Ma Taormina, bene, ci fa piacere che anche Taormina se n'è accorto. Li ha denunciati. Vabbè. Bene, ma vuol dire che evidentemente quello che facciamo. Siamo in buona compagnia. È in buona compagnia. Non, sì, non dico che facciamo da apripista, perché non sarebbe magari forse neanche vero, però sicuramente facciamo da punto di riferimento come minimo. Taormina si associa quando sa che può vincere. Certo. E allora tralascio tutte le altre cose, che poi chi fosse interessato va sempre su albamediterranea.com e va lì e scarica tutto quello che vuole e eventualmente replica, ma l'articolo 50, vedere qua nel dettaglio, dice: se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili delitti contro la pubblica amministrazione o contro la fede pubblica, ne riferisce per mezzo del procuratore generale al ministro di grazia e giustizia e da quelli da cui dipende l'agente, affinché si proceda secondo le leggi per la punizione del reo. Questo dice il Regio Decreto 800 del 1872. Sono tutti mancati. E qui non entriamo nel dettaglio, ma solo per elencare. Ma esegniamo il fatto di oggi. Che cos'è il fatto di oggi? Allora, questo signore, oltre ad essere idiota, è anche ignorante, oltre che tutte le altre. È l'idiota. Noi l'abbiamo anche chiamato Simplicissimus. Allora, questo signore. No, replicasse lui, no. Replicasse. Questo signore. Lui potrebbe dire: io non sono idiota, ma sono solo figlio di puttana. Allora lui gli potrebbe dire: beh, complimenti, sei figlio di complimenti. Puttana. Sei comunque figlio di puttana, tu e i tuoi compari, e per di più sei anche idiota. Va bene, allora tralasciamo le disquisizioni, entriamo nel dettaglio. E qui il problema del contendere oggi è la. Battuta la sciamannata della settimana a proposito dell'esazione del canone RAI attraverso la bolletta dell'energia elettrica. È una follia assoluta, come adesso vedremo. Allora, che cosa dice la legge 246 del 21 febbraio del 38? Dice articolo 1, mai modificata, tuttora vigente. Dice articolo 1: chiunque detenga uno o più apparecchi atti adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento giusto alle norme di cui al presente decreto, specificando la presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di dispositivo idoneo a sostenere l'impianto aereo, ovvero di linee interne per funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio ricevitore. Quindi l'organo inquirente, l'organo verificante, vede l'antenna, vede la parabola, dice: cazzo, questo c'ha. Anche questa è una follia assoluta, perché, come dire, c'è del fumo, c'è deve essere qualcuno che fa bruciare qualcosa. Dipende, potrebbe esserci del fumo perché c'è un cortocircuito. Ma potrebbe esserci del fumo perché c'è uno che sta scorreggiando in maniera adeguata. Certo, quindi anche la legge fatta in questo modo è veramente di una stortura logica assoluta. All'epoca c'erano delle ragioni concrete. Le ragioni concrete non era quella di vessare il cittadino, ma le ragioni concrete eravamo nel 1938 e l'Italia era assediata. E allora, le sanzioni e tutto il resto, per cui a quel punto una legge che autorizzava chi dovere andare a sfrugugliare se c'erano radio amatori che mandavano e che ricevevano messaggi dai nemici. Certo, attenzione, certo, che ogni cosa c'ha la sua ragione, la sua motivazione, certamente, ma comunque sia è una motivazione che tiene poco oggi. Certo, no, è tutt'altra cosa. No, qualora noi si arrivasse veramente in una situazione di restrizioni, quello che loro vogliono in buona sostanza, peraltro, assolutamente, appunto, una riduzione massiccia della libertà individuale,
che contrasta sistematicamente con i loro metodi e soprattutto con l'ideologia liberale che loro dicono di voler proporre. Ma quale ideologia liberale? Appunto, non esiste l'ideologia liberale. Appunto, non ci crede più nessuno. E già qui, appunto, per tornare allora, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radio ricevente. E già qui si crea una, questo lo dico io, una disuguaglianza fra chi ha un obsoleto apparecchio ricevente con antenna e chi riceve i programmi via cavo, per esempio, perché chi riceve i programmi via cavo non c'ha l'antenna e quindi non può essere chi ha una vecchia radio a galena. Anche, certamente. E quindi qua già creiamo una disparità di trattamento. Una sperequazione. Allora, l'articolo 3, ascoltare bene, il pagamento del canone di abbonamento, che Dio l'abbia in gloria, il nostro caro, come si diceva, Pievano Arlotto. Allora, questa è la mezza, per fortuna, va. Allora, articolo 3, dicevamo, il pagamento... Non è la mezza, è solo le 19 adesso. Le 19.05. Vabbè, ha fatto solo due battute, perché? È fuori fase. È fuori fase, o il prete dove andare a bagno. Vabbè, allora, articolo 3. Il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato, ascoltate bene, deve essere effettuato esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali. Punto e basta. Punto. Non con carta di credito, con webmail, con transazioni elettroniche, con... Oppure fate una legge che è pure. Ma questo dice la legge, quindi si può pagare con un bollettino postale, fine, amen. O come era poi successivamente, come qui previsto nella legge, col libretto, non so se qualcuno si ricorda, sì, il libretto. Sì, il vecchio libretto. Allora, ricordiamoci che adesso siamo ossessionati da facce da stronzi che compaiono alla televisione e dicono non dovete più pagare, non dovete più andare a fare la fila all'ufficio postale, capito questi? Allora, e invece questo dice la legge, sì. Quindi stronzi chi lo dice, doppiamente ignoranti. E stronzi, ovviamente. E questo non a caso, ma per la fondatissima ragione che le Poste Italiane, SPA o non SPA, sono da sempre una emanazione dello Stato, anche sotto il profilo fiscale. Esattamente. Mentre le compagnie elettriche non lo sono affatto. Importantissimo. Non hanno il titolo, non hanno il titolo, ricordiamoci sempre il titolo. Ma siccome no, questi qui sono dei pirati, no, non sanno che questi cazzo pirati, significa. Questi pirati non hanno il concetto, non hanno la concezione dello Stato, sono nati in mezzo, no, la foresta è più ordinata, perché la giungla c'ha delle regole precise, chi sgarra è fuori, e chi cara sta fuori, invece questi nemmeno nella giungla sono vissuti, capito? Sono vissuti nella solo... bambagia. No, nella bambagia messa nella corruzione, nell'etamaio, nella bambagia, sì, della corruzione, del putridume. Esattamente, esattamente. Vabbè, allora, quindi il canone RAI in realtà è un'imposta sul possesso del televisore, come sancito appunto anche dalla Corte Costituzionale, quindi il canone RAI non è un abbonamento volontario, ma un'imposta. Chiarire bene le differenze fra tassa imposta e adempimento contrattuale. L'imposta si paga a prescindere, qualunque ragione ci sia di controtendenza, comunque si paga. Però, in questo caso, andrebbe rivista sicuramente, perché il contesto generale è diverso, come dicevi te, dal 38 ad oggi, perché poi c'è stata la Costituzione, nel 47-46 c'è stata la Costituzione, inizio 48 poi la Repubblica, c'è stata la Costituzione che ha messo in desuetudine tutto quello che era precedentemente e quindi anche questa legge qui andrebbe rivista in base alla Costituzione. Alla Costituzione. E quindi perché? Perché sennò la Costituzione non vale se vale questo? È assurdo, cioè non può un regolamento interno essere superiore alla Costituzione, deve essere il regolamento interno a succube della Costituzione. Esatto. E quindi dovrebbe essere, e quindi andrebbe fatto immediatamente dalla Corte Costituzionale una revisione di questa cazzo di legge del 246 del 1938, e perché? Perché questa imposta è fatta senza tener conto se si possiede davvero un televisore, perché basta la galena, basta l'antenna o la parabola per stabilire che tu ce l'hai o non ce l'hai. Viceversa, se c'hai la galena o se c'hai il via cavo, tu non paghi. Ma non solo questo.
nei condomini c'è una sola antenna oltretutto. E chi vuoi fare a dire chi ce l'ha, chi non ce l'ha, nell'appartamento? Aspetta, ma di più, se questo televisore funziona o meno, senza tener conto se si possono vedere e sentire i canali RAI, perché nella zona del Piacentino, per esempio, i canali RAI non vengono presi. Senza verificare appunto, se ad una determinata utenza elettrica corrisponde ad uno stesso soggetto tributario del canone RAI. Senza considerare la figura giuridica del concessionario elettrico che non è detentore del diritto di esazione per conto dello Stato. Aspetta, mica è finita. H, senza tener conto che il negozio giuridico privato in essere fra il cliente e utente partecipante al negozio giuridico di fornitura di energia elettrica non ha alcun dovere di controprestazione se non pagare la cifra e il conto della sola fornitura elettrica, energia elettrica e basta. Esattamente. No, quindi la compagnia elettrica non lo può fare, semplicemente. I, addirittura, che nelle interrelazioni tra Stato e cittadino non possono essere interposte terze figure, se non quelle previste per prassi o per legge. Il fornitore di energia elettrica non può essere quindi in nessun modo considerato tale. Quindi non può essere un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, perché non ha il titolo. Io posso interloquire con, come abbiamo detto tante volte a proposito di Equitalia, no? Perché le cartelle di Equitalia possono essere annullate? Perché tre quarti di quelle cartelle, anzi due terzi di quelle cartelle, sono firmate da gente che non ha titolo di direttore generale di decimo livello. Quello può interloquire fra lo Stato ed il cittadino, non uno qualunque che trovi per strada come il fornitore di energia elettrica e poi vedremo chi sono. Allora, tu questa cosa qui hai sollevato un problema che noi abbiamo più volte sollevato e che io voglio riprendere a dimostrazione che questo non è uno Stato. Non è uno Stato di diritto. Non è uno Stato proprio, non è uno Stato di diritto, non è uno Stato. Lo Stato rappresenta i cittadini. Intrinsecamente, integralmente il cittadino. Certo. Quindi lo Stato non può essere la prima organizzazione di delinquenti, di estortori, come lo è. Il fatto stesso. Deve essere la difesa del cittadino. Vorrei che i nostri amici riflettessero su questa cosa importantissima. Non è possibile pensare ad un sistema di esazione delle tasse, che è l'elemento fondamentale di un rapporto tra Stato e cittadino, senza che coloro che vanno a chiedere le imposte non siano già autorizzati. E la peggio con questi è un paese di delinquenti, di tagliagole. Ma i tagliagole erano più onesti, di pirati. I pirati, quando andavano all'assalto di un galeone, rischiavano la pelle. Certo. Questi non rischiano niente, questa è solo un'associazione. Aspetta un pochino e poi vedrai se non rischiano la pelle pure loro. No, speriamo bene, quanto prima. Beh, qualcuno già gli ha sparato. Ma sono pochi. Qualcuno già è partito, quindi già l'esempio è stato dato. Allora, e quindi mai prevenuto, allora tutto questo premesso, questo elenco che ho detto fino al punto I, che seppure costituisca un'imposta che, come appunto ha sentenziato la Corte Costituzionale, non trova la sua ragione nell'esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente da un lato e l'ente RAI dall'altro, che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, ma costituisce una prestazione tributaria fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio de quo. Ne possiamo convenire, va bene. Ma per quanto sopra precisamente puntualizzato, cioè tutti i punti che ho detto dalla A alla I, però raffigura uno stravolgimento del concetto stesso di diritto. Cioè qui, se siamo in una Costituzione, uno Stato di governo costituzionale, cioè deve esserci un continuum logico, non si può dire che questa è un canone e poi è un tributo. Un canone è un pagamento di un abbonamento, quello è il canone. Attenzione, precisiamo bene questa cosa, perché fino a poco fa, fino a quando ci fu un'opposizione, quando i cittadini italiani si resero conto con l'avvento delle televisioni private, soprattutto quelle berlusconiane, che non veniva chiesto nulla al cittadino per avere ciò che le televisioni ottenevano tranquillamente con la pubblicità,
hanno incominciato a piantare delle grane e a smettere di pagare, in quanto all'epoca era concepito come canone. In un secondo tempo, poiché hanno modificato la norma, si sono inventate che era una tassa di possesso, per cui, disgraziatamente, il ricorso che fu fatto a livello europeo finì male, proprio perché a livello europeo la Corte europea disse: non possiamo interferire in una cosa che è una tassa dello Stato. Ora però a questo punto ci troviamo in una situazione che il primo oggi a negare la sostanza di tassa è proprio lo Stato. Per cui siccome non è una tassa, perché affidano il prelievo a qualcuno, a un privato, non è una tassa, non deve essere pagata. Infatti, attenzione, è importantissimo infatti, questo concetto. Quello dovrebbe, allora, un privato può chiedere il pagamento di un abbonamento, di un canone. Quello sì, perché pure se impropriamente, perché non è lui il fornitore del servizio, però può avere una delega di chi fornisce il servizio dalla RAI, una delega, semplice delega, per cui poi un altro intermediario può ottenere, diciamo, come questo, intermediario, questo come impiegato, certo, come dipendente, certo, come stipendiato, ma come abbonamento però, esattamente, non come, come avviene per i gestori dei cellulari. Esattamente, è la stessa cosa. Esattamente, loro sono concessionari e quindi quindi un abbonamento ritorna ad essere un abbonamento e non più una, esattamente, e io non te lo pago. Non più un'imposta. E quindi a quel punto può essere imputato alla RAI il fatto che uno non vede i suoi programmi, quindi non rompere il cazzo, io vedo quelli di Mediaset e di Telecom, fine della storia. Non solo, no, viene a casa mia, taglia i fili che devi tagliare. No, cripti il suo tuo segnale. Cripti. Non sono io che devo. Cripti sta mica. Vieni a criptare. Io poi vengo, tu vieni a casa mia, vuoi criptare? Cripta, io però ti cripto la minchia. Però quindi vediamo un po' chi c'ha ragione. Ma la cosa più grave in tutto questo, a livello costituzionale, è che tale imposta non tiene in alcun conto la reale capacità contributiva dell'individuo. Quindi un anziano alla pensione minima con un vecchio televisore a tubo catodico o un milionario con 10 televisori LCD da 80 o 100 pollici di ultime generazioni pagano la stessa cifra, il che è veramente assolutamente sperequativo di qualunque, non solo sperequativo, diciamo, è fuori modularità, dalla norma di legge, dalla modularità della possibilità di pagamento delle imposte. Esattamente. Dell'imposta, che non può essere appunto una tassa. Quindi articolo 53, tutti sono, articolo 53 della Costituzione, tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, va a puttane. Esattamente. Ecco. Allora qua però bisogna entrare poi nel più ancora nel merito. Ma che cosa ci dà RAI per pretendere questa cosa qui? Allora, con la nuova legge della stabilità 2016, quindi il canone RAI verrà addebitato direttamente sulla bolletta, eccetera, eccetera. Nel luogo in cui il soggetto tenuto al pagamento ha la sua residenza anagrafica. Ossia, questo aborto demenziale, pomposamente chiamata e definita legge di stabilità, per quanto qui denunciato e oltre che peraltro, stabilisce che chi ha un allacciamento alla rete elettrica con qualunque gestore fornitore, presumibilmente ha anche un televisore e quindi deve pagare il canone. E sarà il cittadino a dover dimostrare di non possedere un televisore. Senza voler entrare nel merito della qualità delle trasmissioni che più volte abbiamo denunciato alla Procura della Repubblica anche qualche tempo fa ultimamente, ed altre, in cui le trasmissioni RAI A si fa pubblicità al gioco d'azzardo, il parossismo delle scene di violenza non ha paragone, il sesso esplicito anche in ore diurne, anche alla possibilità della visione di minorenni, la pubblicità che la fa da padrona in quantità dimensionali da navi cisterna, in cui le interruzioni avvengono fuori legge in ogni momento della trasmissione, quando dovrebbero al massimo ogni trasmissione avere una sola interruzione o comunque non meno di 45 minuti l'una dall'altra. Il punto F, un'azienda in cui si dice pubblica che dissipa milioni di euro pagando miserabili ceffi di squallido spessore morale e culturale, non ne parliamo, ed inqualificabili identità dissipando soldi pubblici. No,
di 5-6 milioni all'anno ogni 2-3 anni di euro, in cui la formazione è di fatto marmaglia, in cui la formazione è di fatto inesistente, in cui l'informazione anche praticamente è inesistente. In quanto falsata. Ma aspetta, in quanto a quella che si spaccia per informazione, in realtà è solamente e semplicemente propaganda di regime. Esattamente. Perfetto. E quant'altro si possa aggiungere per qualificare l'immondizia prodotta da così lerci cialtroni di più osceno, di degradante, avvilente, obnobulante delle menti dannosi, oltre ogni dire, sulla costruzione delle giovani personalità. Con la premessa di tutto questo, l'etame di sfondo, come prodotto di una tale genia di intruppati nel carrozzone, ci si presenta questa infame formulazione d'imposta, per di più con l'incombenza in carico al misero utente di provare la propria innocenza, travisando uno dei capisaldi del diritto, e cioè l'obbligo dell'onere della prova dell'avvenuto reato, illecito infrazione da parte o altra lesione di norma a carico dell'accusa. Un totale delirio giuridico. Perfetto. Allora, vediamo poi che altra cosa. Che cosa dice la signora Griego, presidente del gruppo energetico Enel? Ha spiegato che è difficile da molti punti di vista, tecnicamente per i sistemi di fatturazione e probabilmente anche dal punto di vista giuridico, tutto considerato, non so dire se questi problemi siano risolvibili o meno, ha detto la signora Griego. Ha concluso ricordando poi che questa è anche la posizione di Assoelettrica, l'associazione che riunisce i maggiori 200 dei 16.795 produttori di energia elettrica. Perfetto. Il che la dice lunga sulla possibilità e sulla fattibilità di una simile stronzata. Esatto. Oh, no, ecco, lo devo dire. Oh, società che, secondo il Premier, che ha promesso... che secondo il Premier, che ha promesso contestualmente una riduzione dell'imposta da 110, cioè 113 a 100, dovrebbe riscuotere il canone per conto dell'azienda pubblica. Assoelettrica ha definito un gran pasticcio l'inserimento in bolletta del canone, spiegando che il consumatore non saprebbe più che cosa sta pagando. Ma non si può fare, si può fare. E le imprese, e le imprese elettriche non riuscirebbero più a fare il loro mestiere. Ma senti pure che cosa si coinvolge. Si tratta di una proposta che riemerge periodicamente e contro la quale Assoelettrica e tutte le altre associazioni del settore sono sempre schierate, ha ricordato il presidente Chicco Testa. Il mercato elettrico meno è completamente male, una volta tanto Chicco Testa è meno male, un rigurgito di onorabilità, no? Vabbè, cioè, si è arrivato con la testa, cioè, Chicco Testa, certo. Cioè, deve arrivare con la testa. Senti che dice: il mercato elettrico è stato completamente liberalizzato dal 2007, oggi l'elettricità è venuta ai clienti finali da centinaia di operatori privati e io dico, perché sono andato sul sito dell'autori dell'energia elettrica e del gas, i produttori e i venditori di energia elettrica sono, ripeto, 16.795. La gestione del canone RAI da parte di questi soggetti privati risulterebbe estremamente complessa ed onerosa, dice sempre Chicco Testa, tenendo conto anche del fatto che i clienti finali oggi possono cambiare fornitore ed anche più volte nel corso dell'anno. Quindi come fai tu a sapere dove io posso o non posso aver pagato, se l'ho pagato il canone o esattamente, meno? No? Esattamente. Inoltre, la proposta contrasta con il principio di uguaglianza stabilito dalla Costituzione, perché tratta in modo identico situazioni oggettivamente diverse, equiparando di fatto le utenze elettriche con i soggetti che devono pagare il canone, mentre gli intestatari di bollette elettriche non in possesso di apparecchi radiotelevisivi o di comunicazione sarebbero comunque sottoposti al pagamento del canone, e viceversa i possessori di apparecchi che non sono intestatari di bollette elettriche ne risulterebbero esentati. È naturale. No, cioè, proprio un testa di cazzo all'ennesima potenza. Esattamente. Il risultato sarebbe un pressoché certo contenzioso costituzionale che potrebbe portare a caso di dichiarazione di incostituzionalità, all'apertura di moltissimi giudizi civilistici tributari per la restituzione delle somme indebitamente percepite, con inutile aggravio per il sistema giudiziario. Non solo. Se un utente non paga il canone, che succederebbe? Si potrebbero generare dei mancati pagamenti, abbinamenti tra fatture e pagamenti, con conseguenze avvio di azioni di sollecito e di distacco delle forniture per mancato pagamento di importi che nulla hanno a che vedere con la fornitura elettrica, che è il motivo del negozio giuridico. No, perfettamente compreso. Allora andiamo avanti. Ne avrebbero titolo, quindi, per perseguire tale avrebbero le compagnie elettriche titolo per perseguire tale cliente, vista la natura di imposta del canone RAI.
Non per niente, lo scorso anno, quando l'esecutivo ha proposto la stessa cosa, è stato lo stesso presidente dell'autorità dell'energia elettrica, Guido Bortoni, a rilevare come una soluzione del genere sia impropria, fra molte virgolette. Ma poi è una canagliata assoluta. In tutto quanto lo scenario delineato finora si configurano una serie di reati penali dalla tentata estorsione all'estorsione, al falso ideologico, alla minaccia, alla truffa, all'abuso d'ufficio, corruzione, eccetera, 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 non elenco tutti che sono 19 capi di imputazione, come evidenziato in calcio della presente denuncia. Appare lampante la finalità di questo illegale governo mai eletto da nessuno. Altrimenti non si potrebbe capire, in considerazione dell'ampiezza del contesto, come siano riusciti in così poco tempo a combinare così tanti grandi ed irreparabili guai e disastri di ogni genere come sommariamente ho tracciato di seguito. Ecco un elenco estremamente sintetico e surrogato di un quadro enormemente più ampio, al solo dito di esemplificativo degli sfacelli epocali dei reati di vario ordine e grado che sono riusciti a compiere questa accogliazza di infami. Svendita del patrimonio del Stato, meglio regalia, palazzi, castelli, immobili, regalo della Banca d'Italia alla BCE, distruzione di garanzie elettorali, come abbiamo denunciato in più occasioni, omaggio dei beni comuni, l'acqua, le coste, i litorali, le isole, eliminazione delle conquiste sindacali negli ultimi 80 anni, regalo della grande industria di Stato, Prodi, Docet, genio della finanza, dazione delle garanzie costituzionali, vede articolo 130, legge 130 del 99, sottoposizione delle prerogative del diritto nazionale alle leggi straniere, elevazione esponenziale della tassazione nell'arco del trentennio dal 20 al 70%, svendita delle azioni della Cassa Depositi e Prestiti qualche giorno fa, devastazione delle falangi dei dirigenti di decimo livello dell'Ufficio delle Entrate, istituzionalizzazione e legalizzazione del gioco d'azzardo, scempio dogmatico del concetto basilare della nostra società di diritto di possesso, possessiva, inetta tolleranza all'invasione eufemisticamente denominata immigrazione. Ratifiche dei trattati internazionali di folle attuazione, grave svantaggio e discredito dello Stato a danno dei cittadini, come reiteratamente da noi di Alba Mediterranea denunciato. Sottoscrizione di numerosi trattati internazionali segreti come la TISA, la TTIP, la FATCA, eccetera, eccetera, con amplissime concessioni di sovranità in contraccambio del nulla. Devoluzione della nostra libertà in quanto il Parlamento è succube delle decisioni del Parlamento europeo, che a sua volta è schiavo della Commissione europea, che è eletta dai Presidenti dei Consigli dei Ministri europei che negli ultimi anni sono stati in maggioranza nominati e quindi non eletti da nessuno, libero cittadino. Certamente. Tralascio tutto il resto perché poi ognuno se lo va a leggere per conto suo, ma veramente siamo nello sfacelo più assoluto. Allora io e Alba Mediterranea diciamo da anni, noi non riconosciamo la legalità di questo governo, non riconosciamo l'esistenza giuridica di questo governo. Esattamente. E quindi perché nega se stesso, un governo di uno Stato che sia uno Stato. Noi ovviamente fa gli interessi dei cittadini, non come qua non elencato in queste ultime due righe, due pagine porcate in continuazione contro gli interessi dei cittadini. Premesso che noi siamo per lo Stato etico, ciò non toglie che noi potremmo anche accettare un ruolo di uno Stato che in ogni caso faccia, pur non essendo etico, non avendo coscienza etica del proprio ruolo e della propria funzione, potrebbe in qualche modo venire in aiuto dei cittadini. Non è nemmeno questo, questa è un'organizzazione a delinquere di cui si sono impossessati degli assoluti delinquenti. Come tali devono essere processati e condannati. E condannati. A calci sulle palle dalla mattina alla sera. Esattamente. Alla gogna, come ieri sera ho visto un film in cui c'era Meo Patacca, il film Meo Patacca con Gigi Proietti, degli anni 68, 70, 71, quegli anni là. Meo Patacca. E c'era Enzo Cerusico, che non so che fine abbia fatto, è sparito dalla circolazione. Beh, sì, deve essere messo fuori gioco. Insomma, è andato fuori gioco. Sì. Dove lui appunto veniva messo alla gogna e due c'erano i civis che andavano lì, gli sputavano in faccia, gli facevano le peggio cose. Ecco, alla gogna, un giorno sì e un giorno no. No, tutti i giorni, vabbè, notte compresa. Vabbè, un giorno sì, sì, così uno gli cala le brache. E gli dice finalmente, un dito in culo. A lui assieme alla Boschi però. Ah beh, certo. Tutti certo. E due alla gogna assieme. In cui ognuno fa i comodi, cittadini, esatto. E fa i comodi suoi con l'amico. Con l'amico, appunto. Bene.